Matteo, dopo tantissime partite, finalmente la Pistoiese è riuscita intanto a fermare l'emorragia delle sconfitte e poi a segnare un gol che mancava da tanto tempo. Questo gol è arrivato da te dopo un infortunio muscolare, il Covid, un sacco di problemi. Quanto pesava quel pallone? Pesava, sì, però appena l'arbitro ha fischiato non ci ho pensato due volte, mi sono preso la responsabilità perché era giusto così, ero tranquillo, è andata bene. Sì, per me personalmente non è stato un anno facile perché con l'infortunio muscolare più il Covid appena sono rientrato mi ha tenuto fermo un pochino. Però insomma adesso l'importante è essere tornati, avere il morale alto, lottare fino alla fine come abbiamo dimostrato oggi, cercando di migliorare con un po' più di cattiveria, soprattutto il primo tempo dove abbiamo avuto due occasioni abbastanza buone per portare in vantaggio la partita. Però non abbiamo mollato, siamo una squadra viva, l'abbiamo dimostrato perché dopo il gol loro non era scontato avere una reazione di questo tipo, ma l'abbiamo trovata e adesso siamo pronti a lottare anche domenica. Ecco, dopo un 5-0 di pochi giorni fa, subito questa partita che poteva essere quella degli scatti, è venuta dalla rete della Juve e poi è venuto il pareggio. Sembrava che dopo il pareggio la squadra si fosse come liberata da qualcosa, ecco, si è visto finalmente una Pistoiese decisa e quasi quasi ce la facevamo a fare con della vittoria. Sì, ci abbiamo provato fino alla fine, non è arrivato il gol della vittoria, però non è facile mentalmente dopo un periodo così duro, vuoi dare il massimo, ma le gambe delle volte vanno meno di quello che vorresti, è tutta una questione anche mentale, però noi stiamo lavorando bene, ne siamo consapevoli col mister, che siamo vivi. L'abbiamo dimostrato oggi, abbiamo avuto la reazione giusta e si va a lottare domenica per ottenere il massimo. Ecco, ora questa squadra, nessuno sembra sbagliato molto, no? Tante buone occasioni. Cos'era? Un problema psicologico? No, non può essere, ma non è neanche un problema psicologico, forse perché se non ci arrivi. Poi il gol lo fai, noi ci siamo arrivati anche in area in quelle due occasioni, due o tre occasioni c'eravamo. È mancato il gol, però l'importante è esserci, arrivare al momento in cui faremo due o tre tiri e due gol. Ma se non si lavora come oggi non arriva quel momento, noi dobbiamo tirare così. Ah, fisicamente come stai? Perché a Livorno non eri presente e oggi invece abbiamo visto tutta la partita e hai resistito per tutti i 90 minuti. Qual è il tuo livello di forma a questo momento? Ma il mio livello di forma adesso cerco di recuperare, come oggi, cerco di recuperare le forze per domenica. Sabato purtroppo mi porto dietro un po' di problemi muscolari che ogni tanto si fanno vivi, per via anche del Covid, che sono stato fermo per l'infortunio di prima. Quindi non è facile, certamente nessuno qua si tira indietro, cerco di gestirmi ogni tanto perché è difficile andare al massimo 90 minuti ora, però bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e andare avanti. Grazie.